Ben ritrovati al corso di analisi tecnica. Oggi presentiamo un concetto molto molto importante, ossia il concetto di supporto e di resistenza. Quindi cerchiamo di capire bene che cos'è un supporto e che cos'è una resistenza. Allora, un supporto è un'area di prezzo in cui i compratori sono più forti dei venditori. Quindi è un'area di prezzo che, come potete vedere da questo grafico, respinge il prezzo verso l'alto, un'area di prezzo che arresta la caduta dei corsi. Quindi questo chiaramente è un asse con in ascissa al tempo e in ordinata al prezzo, e questo è un supporto. Quindi supporto, area di prezzo in cui i compratori sono così numerosi, così forti, con così tanti volumi in acquisto, che riescono ad arrestare la discesa, avere il sopravvento sui venditori e far sì che il prezzo possa ripartire. Viceversa, una resistenza, che cos'è? Lo potete vedere dal grafico, sempre prezzo, tempo. La resistenza è un'area in cui i venditori, come potete vedere, sono più forti dei compratori e cosa fanno? Respingono il prezzo verso il basso. In pratica i supporti e le resistenze li potete vedere come un muro. Nel caso del supporto, un muro che non fa scendere i prezzi più giù di una certa area. Nel caso di una resistenza, è un'area in cui i prezzi non riescono a salire oltre questo livello qua. Quindi questi concetti sono entrambi legati ai volumi di scambi, ed è proprio nella prossima lezione, la lezione successiva sull'attendibilità, che appunto, grazie anche ai volumi ma non solo, tenteremo di scoprire quali sono gli indicatori che possono farci capire se un supporto o una resistenza è più o meno attendibile. Nella lezione ancora successiva vedremo cosa accade nel momento in cui un supporto o una resistenza viene violata. Quindi, oggi avete visto definizione di supporto e di resistenza, prossima lezione attendibilità, lezione ancora successiva come comportarsi in caso di breakout, quindi di violazione.